Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. Da parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Kinsey che ha ricevuto un nuovo regalino, ovvero un nuovo computer grosso. Oggi invece dobbiamo fermare il download. Aspettiamo la chiamata. We're not ready for you yet. Well, how long will it be? Depends on if... There! That should do it! If Oleg can get the processors to overlock even more... Give me a sec. Kinsey? I'm impressed, it works. Oleg's a genius. Lo sappiamo, eh. Can we worry about the Deckers now? Sure, come over when you can. Finally. Vengo subito, allora. I'll explain it again. Lentamente. E Oleg non aveva quel tatuaggio in testa. Into the Decker usernet. Then you'll be able to interact with the avatars of users and corrupt the abstract representations of data that are the cornerstone of their online operation. To do that, I need a Nemo chair. Of course. Of course. A what chair? Nemo, neurological electromagnetic on the aeroscope. The KGB destroyed the only one in existence. The Deckers have one. Impossible. How could they miss the signal? La nascondono lì. Clever. Okay, nerd clever. Time is over. What is this thing? And Kinsey, for fuck's sake, keep it simple. I need the chair to stop the Deckers. Thank you. Grazie. Il bello è che questa missione è bella tosterella, tra l'altro. Entriamo nella tana del nemico. I used to date a guy who did that. Peccato che non ci portiamo anche Oleg. One of the most powerful supercomputers in North America. Sentiva Jane che parla del computer che abbiamo rubato l'altra volta. Once we get to the nuclear plant, I'll need to cut the external power uplinks to the main building. Why don't we just run in and take the chair? Well, we could if you want all its circuitry to fry as we try to disconnect it from the power grid. Probably not the best idea. Yeah. Beh già. Official word regarding the Saints plans for the computer, but rumors are beginning to swirl around an ambitious new spin on virtual reality porn. How about some music? No, thanks. Come on, some techno or dubstep? That's what the kids like, right? Voi giovani. You don't like easy listening shit, do you? God, no. Then what? 80s rock? Death metal? Hardcore gangster rap. Get the fuck out! Ma va a cagare. Effettivamente, se ci pensi, comunque, il boss avrà... Proprio parlando terra a terra e con personaggio base... Massimo 40 anni. Cioè, se pensi che in Saints Row 1 può aver iniziato a 20 anni, a rigor di logica sarà passato una decina d'anni da inizio di Saints Row 1 a questo. Una decina, forse anche più. Una quindicina? No, beh, forse 10 tutti, Io che mi volevo fermare un attimo prima. Ecco qua. Kinsey, tranquilla che ti proteggo io. Dove sei? Quando è che avrò la vostra spada? Maybe you're as good as they say. Voglio la loro spada, santo cielo. Mind keeping it down out there? You're joking. Ma sto fermo, non c'è nessuno. Ti dispiace fare meno ormone? C'è niente, nessuno. Two more to go. Ok, tu sali, io guido. Andiamo al primo che è qua vicino. Tra l'altro, ora che sto rigiocando Saints Row 3 così, non vedo l'ora di rigiocare Saints Row 4, veramente. È passato... Have a nice day, mate. È passato veramente un bel po' di tempo da quando ci ho giocato l'ultima volta. Stupidi ragazzini. Beccati questa. Ho un po' esagerato, ma giusto pelo pelo. Dov'è? Ah, sei là sopra. Vieni fuori. Ecco fatto. Vabbè, tu fai quello che devi, io sto qui. C'è nessuno. Two down, last one and we're in business. Forza allora, sali su.
Eccoci qua, aspetta che ti investo. Madonna mia, quanto è facile investirvi veramente. Sì, aspetta che facciamo il giro corto. Ecco qua. Vieni Kinsey. Non vedo nessuno. Tutto troppo buio. Ecco qua. Mi spacco la faccia a tutti se vi avvicinate. Teste di cazzo, vi sparo a tutti in testa. Non riesco a fare, ecco, abbastanza colpi bassi. Certo che con sto mitra fare i colpi in testa è facile, quasi come un cecchino. Ecco fatto. Nope. Now we go up in a helicopter. Va bene. They could be keeping the chair anywhere. I have to triangulate its exact location first while you have to protect your ass. Got it. See? Muoviti. Where's it landing? Muoviti prima che fanno scendere il gigante. Anzi, in realtà era quasi meglio se lo facevano scendere, perché così non ci inseguivano con lui sopra. Ah, c'è una macchina nostra che li sta intercettando. Noob. noob. Eccoci qua. Aspetta che prendo già anche le bamboline, già che ci sono. E dov'è l'elicottero? Ah, eccolo. Sali! All right, we have to fly around the area for this to work. Just do whatever it is you do and I'll take care of the rest. It's simple. I measure the... Look, I'm not asking for a fucking lesson here. Right. Forgot. Sta guidando lei poi, veramente? No, c'è un altro che sta guidando e lei lì accanto. Sarà in quella centrale? Visto che questo è chiuso, le altre forse sono aperte? It's right under the main cooling tower. Alright, let's go get... Just you, and you'll have to take the quick way. The Deckers may already be destroying the chair to keep it from us. Quick way? Yeah, jump. Va bene. Non è mai stato... Dai, sei aperto adesso. Non è mai stato un problema saltare, no? L'abbiamo fatto fin dalla seconda missione. Allora, io ti dico, allontaniamoci già il più possibile. Troppo. Cut the chair from their system by disabling the router connections. So press the off button on the consoles. That's what I said, wasn't it? Più o meno. Ok, ci siamo. È il momento dell'azione. Forza allora. Vieni a me, ragazzini. Have a nice day, mate. Porca trovi, sfondo a tutti. E ora uso un po' il fucile a pompa. Uno un po' per cambiare. Due. It's what I do. Due. Per rubargli le munizioni a sti stronzi. Router numero uno, andato. Nessuno ci ruba la Nimocera, ha detto. Sì, certo. E io sono qui per farvi gli auguri di compleanno. Ho bisogno di un attimo di protezione. Martello, martello. Vieni a me. Perfetto. Tanta gente, pochi colpi. Forza, ci manca solo un altro computer dopo questo. Nascondiamoci un secondo per... ho sbagliato. Nascondiamoci un secondo per riprendere energia. Ah, bene. Due secondi, devo ricaricare. Ok, con calma.
Adesso si muovono tutti in mia direzione? No, perfetto. Perfetto. Ecco qua. E ultimo router andato. Vittoria. Router, things are shut down. You're still pulling power from the system. I don't get it. What is still plugged in? Oh, cut that link too. Vai, fallo. Stupidi ragazzini. Missione compiuta. Ferma il download. $11,000. Una nuova safe house. Questa roccaforte è personalizzabile. E tra l'altro, a livello proprio estetico, questa qui è una delle mie preferite. Veramente, cioè, è stupenda. Ho i soldi? $30,000, vabbè. Potenziamento numero uno, ce la facciamo. Che tra l'altro, questi stanno manifestando per non avere i Saints. Mandate via. Entriamo nella nostra nuova casuccia e vediamo se possiamo già personalizzarla. Che tra l'altro, piccola cosa che non mi è mai piaciuta a me, è che non hanno mai messo granché personalizzazione nelle roccaforti. Tutte le case, bene o male, sono tutte diverse. Quella di Shondi, quella di Zimos, sono tutte personalizzate a modo loro. Le roccaforti che conquisti sono tutte bene o male uguali. Vediamo, ci costa 40.000, però guarda la seconda che bella. Comunque, facciamo già la prima. Beh, va se non è stile Saints già. E sono già altri bonus che ci entrano. Il prossimo è $80,000, santo cielo. Vabbè, ce la faremo più avanti. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!